Sacerdoti, diaconi, autorità, carissimi cavalieri e dame, carissimi fratelli e sorelle. Ezechiele, che abbiamo ascoltato nella prima lettura, è stato il più grande profeta dello Spirito nell'Antico Testamento. Nato verso la fine del Regno di Giuda, intorno al 620 a.C., apparteneva ad una famiglia di sacerdoti, ma visse e operò da profeta. Fu deportato in Babilonia e 5 anni più tardi ricevette la chiamata alla missione di profeta. Egli doveva rincuorare il popolo di Israele in esilio e quanti erano rimasti a Gerusalemme. Personalità dotata di una fervida immaginazione e con capacità di vedere i fatti che si verificavano a Gerusalemme, pur essendone distante quasi 2000 chilometri, Ezechiele vedeva se stesso come pastore che doveva vegliare sul popolo, guidandolo dall'interno. Lo Spirito guida Ezechiele perché egli trasmetta al popolo un messaggio che lo porterà a Dio. Il problema del popolo, infatti, tra le terribili deportazioni a Babilonia, era quello di aver perso i contatti con Dio, di non conoscere più Dio. Non che non ne avessero più sentito parlare, ma non lo conoscevano più personalmente. Conoscere Dio significava riconoscere la sovranità di Dio sulla storia. Dio deve essere riconosciuto come nostro Dio e come nostro Padre. Questo sarà un punto fermo del pontificato di Papa Massari. Nel meraviglioso capitolo 34, alcuni versetti di Ezechiele che la Madre Chiesa ci propone nella prima lettura di questa memoria liturgica del Beato Papa Pio IX, è Dio stesso che si pone come garante della vita del suo popolo e scende a prendersi cura di loro. Abbiamo sentito: io stesso cercherò le mie pecore. Poiché i pastori che il Signore aveva assegnato alla custodia del gregge hanno pasciuto se stessi senza avere cura del gregge. Chissà quale dolore avrà sentito il buon Dio, forse fino quasi a piangere, quando avrà visto il suo popolo privo di buone guide. Se leggiamo nel Vangelo di Marco, erano come pecore senza pastore. Giunge in questo modo a pienezza l'opera di ricerca e di salvezza dell'uomo iniziata da Dio subito dopo il peccato delle origini. Dio cerca l'uomo: dove sei? Chiedeva il Signore ad Adamo, ponendosi alla sua ricerca. In questa unicità del Signore, come unico salvatore del suo popolo, si manifesta tutta la sua potenza e realtà. Io sono il Signore, fuori di me non è salvatore. Non solo. Le pecore sono poste sotto la sua speciale sorveglianza e Dio gestisce il gregge nella maniera che ritiene migliore per farlo sviluppare e prosperare. Ecco il senso dell'autorità, autoritas da agere. Dio tratta le pecore con mano competente, le muove da un terreno all'altro, da pascolo a pascolo, egli le circonda, le trova, le tocca, si mette in contatto con loro. Annunciando le due note dell'amore di Dio, vicinanza e tenerezza, Ezechiele annuncia una nuova liberazione, una nuova speranza. Questa è la storia. Storia dell'amore di Dio per noi. L'ora è arrivata. Dio è il buon pastore, il quale si prende cura della sua creatura, l'uomo, e sarà Dio stesso che direttamente lo porterà in verdi pascoli, guarirà le sue ferite e, chiamandolo per nome, lo introdurrà alla vita, all'amore, alla misericordia, alla pace del cuore.
Salmo 23, appena cantato, con una bellezza e profondità veramente uniche, esprime una affascinante identità, perché se il Signore è il mio pastore, io non manco di nulla. Da una parte c'è il Signore, al quale il salmista attribuisce 9 azioni: è il mio pastore, mi fa riposare, mi conduce, mi rinfranca, mi guida, è con me, mi dà sicurezza, prepara una mensa, cosparge di olio il mio capo. Dall'altra c'è il salmista, cioè l'orante, cioè ognuno di noi, che afferma di non mancare di nulla, di non temere alcun male, che il mio calice trabocca, che sento felicità e grazia come compagna di vita, che voglio abitare nella casa del Signore. Questo pastore non è buono, come viene tradotto in diverse Bibbie, ma è bello, è un pastore che mi attira, che mi piace proprio perché è bello. E la sua bellezza consiste in 3 cose che riguardano la sua vita. Primo, espone. Secondo, dispone. Terzo, depone. Primo, espone la sua vita per le pecore, coraggioso. Secondo, dispone della sua vita a favore delle pecore, le difende perché le ama. Terzo, depone la sua vita a favore delle pecore, cioè sa dare la vita. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dirà di se stesso: io sono il bel pastore, egoeno egoimeno calos, io sono il bel pastore. E finalmente il celebre brano del Vangelo di Matteo 16, universalmente conosciuto come il primato che Cristo conferisce a Pietro. Gesù, maestro dell'esistenza, dapprima interroga i suoi, che si era scelti lui ad uno, l'interroga quasi per un sondaggio di opinione: la gente, chi dice che io sia? E la risposta sostanzialmente è univoca, pur in un misto di esattezza e di errore: dicono che sei un profeta, dunque una creatura di fuoco e di luce, come già furono Elia e Giovanni Battista. Sei l'abra di Dio e sei l'abra dei poveri. E subito, in opposizione a quanto dice la gente, arriva esplicita e diretta la domanda di Gesù, introdotta da una sonora avversativa che sa anche risolvere in proprio, come se si dovesse credere solo per sentito dire: ma voi chi dite che io sia? Voi che avete abbandonato tutto, affetti e barche comprese, voi che siete con me da tempo, voi amici che ho scelto ad uno, chi sono, che cosa sono io per voi? È in questa domanda il cuore pulsante della fede: chi sono io per te? Gesù non vuole formule e parole, vuole relazione, io per te. Non vuole definizioni, ma coinvolgimenti. Non domanda che cosa ti è successo quando mi hai incontrato. La sua domanda somiglia invece a quelle degli innamorati: quanto conto io per te? Che importanza ho nella tua vita? E Gesù non ha bisogno della risposta di Pietro per avere informazioni o conferme, per sapere se è più bravo degli altri maestri, ma per sapere se Pietro è innamorato, se gli ha aperto il cuore. Il nostro cuore può essere la culla o la tomba di Dio. Cristo non è le mie parole, ma ciò che di Lui arde in me. La risposta di Pietro è a 2 livelli. Primo, tu sei il Messia, Dio che agisce nella storia. E poi, bellissimo, secondo livello,
sei il figlio del Dio vivente. Figlio della Bibbia, come si sa, è un termine tecnico. Figlio è colui che fa ciò che il Padre fa, che gli assomiglia in tutto, che ne prolunga la vita. Dire tu sei figlio del Dio vivente equivale a dire tu sei il vivente. Sei grembo gravido di vita, fontana da cui la vita sporca potente, inesauribile e illimitata. Tu sei sorgente della vita. Se cerchiamo oltre le parole, se scendiamo al loro momento sorgivo, possiamo ancora ascoltare la dichiarazione d'amore di Pietro: tu sei la mia vita, trovando te ho trovato la vita. Quanta gioia, quanta gratitudine al Signore, quanto rigenerante stupore, quanto inesprimibile giubilo nel cuore di ciascuno di noi, carissimi fratelli e sorelle, al vedere in Papa Anastasio Ferretti la realizzazione piena, luminosa, affascinante, esaltante, provocante di questa parola di Dio appena proclamata. È da questa intima e feconda relazione di amore, secondo i due livelli della risposta di Pietro che appena abbiamo accennati, nel doppio registro dell'intimità con Gesù e della testimonianza di Lui nel mondo, diremmo meglio nei due registri della contemplazione e dell'azione che inizia e si svolge la gloriosa avventura terrena di Papa Anastasio Ferretti. Egli oggi si presenta a noi come il sacramento più alto del Bel Pastore e con l'esercizio eroico delle virtù, quelle teologali della fede, della speranza e della carità e quelle cardinali della prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, ci consente di cogliere, attraverso il cuore che egli ebbe, il cuore stesso di Gesù il Cristo. Sì, il cuore che egli ebbe, come si può vedere dagli anni della sua nobile gioventù, qui a Roma, impegnata nella ricerca del volto di Cristo, impresso su quello dei poveri e degli orfani, e non solo quelli dell'ospizio dato a Giovanni, e nel desiderio di congiungersi per sempre al Signore nell'ordinazione sacerdotale voluta a tutti i costi, anche a sfida di una malferma salute, e fino agli ultimi istanti di vita, quando alla interruzione del cardinale Pilio, penitenziere maggiore, che gli era accanto per le preghiere di raccomandazione dell'anima, proficiscere anima cristiana, il Santo Padre, riaprendo per un istante gli occhi, riprendeva quella preghiera per esclamare: sì, sì, proficiscere, le tantes, intimus, come a dire: è ora di incontrare il Signore. Io voglio incontrarlo, Lui, il Messia Salvatore, Lui, il Figlio del Dio vivente, il risorto, Lui, la mia vita. Andiamo con gioia alla casa del Signore. Il primo palpito del cuore di Papa Anastasio fu quello dell'essere, quello ad intra, dell'intimità con il suo Signore, quello della interiore contemplazione e progressiva assimilazione a colui che un giorno lo avrebbe scelto e costituito come suo vicario in terra. L'intimità con Gesù fu connotata da una totale fede e fiducia in Dio, nutrita di giorno in giorno di un'ardente pietà eucaristica. Il povero Papa, diceva, ha anch'egli bisogno di starsene un po' solo con Gesù. Ho tante cose da dirgli, tanti lumi da chiedergli, tanti consigli, tante grazie. Di qui la sempre viva sua vocazione a servire la Chiesa più da pastore che da amministratore, consapevole, come pure diceva i suoi, che nelle cose umane bisogna accontentarsi di fare il meglio che si può e nel resto abbandonarsi alla provvidenza, la quale sanerà i difetti e le insufficienze dell'uomo. Tale sua personale pietà
era corroborata, oltre che dalla celebrazione eucaristica. La Papa, dopo aver celebrato la sua messa quotidiana, ne assisteva ad una seconda in ringraziamento della prima, anche dalla quotidiana adorazione diurna e notturna, pratica con la quale aveva da sempre edificato tutti coloro che lo avevano visto prostrato innanzi a Gesù sacramentato, e dalla devozione al cuore di Gesù e al cuore di Maria, delle quali devozioni lascerà impenituri monumenti di fede nella proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione, come anche nella edificazione della Chiesa del Sacro Cuore a Roma e nella importanza attribuita alla festa del Corpus Domini, alla quale anche la Papa partecipava reggendo lo stensorio. Fatta l'adorazione, aprire il tabernacolo e mostrando nell'interno della sua porticina un magnifico monogramma del nome di Gesù in diamanti, diceva: qui io ci metto tutto ciò che ho di più bello e prezioso. Tutto è per Lui. È Lui il gran padrone e maestro. La devozione al Sacro Cuore era massimamente convergente con l'Eucarestia. Papa Vascari vedeva il Sacro Cuore vivo, presente, operante nell'Eucarestia. Qui, difatti, secondo la stupenda espressione della lettera agli Ebrei, nell'Eucarestia Cristo è sempre vivo ad intercedere per noi. Mentre era solito ripetere che dal cuore di Gesù la Chiesa e la società debbono sperare la salvezza, il Papa dava un contributo unico e non facilmente calcolabile alla riscoperta della reale presenza di Gesù nell'Eucarestia e alla rifioritura e diffusione della pietà eucaristica, la quale con San Pio X, suo secondo successore sulla cattedra di Pietro, troverà poi il suo pieno sviluppo. Di qui anche quella cordiale sua bontà di cuore, universalmente riconosciuta, che lo portava, nei limiti delle sue possibilità, a farsi tutto a tutti. Di qui la stessa sua disponibilità anche al perdono, secondo il comandamento del Signore, ad amare i nemici, ma anche a pregare per quanti ci fanno del male. Dica a Garibaldi, esclamò un giorno ad un suo interlocutore, che questo povero vecchio, che egli chiama il vampiro del Vaticano, gli perdona, prega per esso, e anche questa mattina ha detto la messa per lui. Sì, la vita di fede cristocentrica ed eucaristica generava nel beato pontefice oblatività, amore di agape, cioè, come è stato giustamente notato, somma attitudine al dono di sé, perfetta in Cristo, ottenuta per grazia di Cristo nel credente e in pienezza di grazia in Maria. Da tutto questo, Papa Vascari era di giorno in giorno trasformato, fino all'eroismo nella professione delle virtù, nel progressivo rifulgere delle quali, durante l'intero arco del suo lungo pontificato, egli non si risparmiò fatiche e veglie, dimostrando al contempo nei suoi numerosi e importanti documenti l'illuminata dottrina della Divina Verità. Pietà eucaristica e imitazione della sacrosanta umanità di Cristo contemplato nell'Eucaristia modellavano la sua umanità, lo stile della sua vita sacerdotale e il suo quotidiano comportamento di pastore. Rispondeva così, in questo primo palpito del suo cuore, in un primo registro di tonalità, rispondeva così Pio IX a quello stesso Cristo che a lui, come già Pietro, chiedeva: chi sono io per te? Quanto conto io per te, Giovanni Maria Battista, Pellegrino Isidoro, Mastai, Ferretti? Il secondo palpito del cuore di Papa Mastai fu nel registro dell'azione, ad extra, si
Nella filosofia perenne dei medievali si diceva agere sequitur esse. Giova doverosamente evidenziare questo secondo aspetto del Beato Pio IX anche per meglio collocarlo nell'intero contesto storico del suo tempo e della Chiesa che governò come padre e pastore per 32 anni con mano sicura e somma dedizione, e non vederlo solo esclusivamente dalla prospettiva del Risorgimento italiano, prospettiva che ancora lo tiene imprigionato in non poca storiografia. Ed ecco il campo strettamente religioso che nel pontificato di Papa Mastai costituì una esaltazione del soprannaturale contro il razionalismo ed il naturalismo, grazie anche alla riaffermazione del principio dell'autorità. Come ben si evince negli atti da pontefice, dai discorsi, dalle encicliche, sensibile ai problemi del tempo, il Beato Pio IX ebbe costantemente limpida la visione della realtà e seguì con fermezza la strada che il suo altissimo ufficio gli indicava. La definizione del dogma dell'Immacolata Concezione, definizione da lui pronunciata all'impiedi, con voce più volte rotta da commozione e con il volto illuminato da improvviso bagliore del sole, riaffermava potentemente la preminenza del soprannaturale su una ragione insuperbitasi per le sue conquiste e la sua forza, e schieratasi contro ogni autorità umana e divina. Nello smascherare e condannare gli errori filosofici più gravi del tempo, il Papa, anche in forza della sua ricca esperienza pastorale, per la quale aveva acquistato una conoscenza diretta dei veri bisogni e delle aspirazioni del popolo, intendeva ribadire il diritto dovere della Chiesa di dare agli uomini quei principi guida non solo per la vita religiosa, bensì anche per la vita civile, quello che il Concilio Vaticano II sostanzialmente ripete nella Gaudium et Spes. Vedendo chiaramente i bisogni del mondo cattolico e condividendoli con l'Episcopato, che già in occasione della canonizzazione dei martiri giapponesi che abbiamo celebrato ieri e poi con il 18° centenario del martirio dei Santi Pietro e Paolo gli aveva tributato ampia solidarietà e fedeltà, il Beato Pio IX invece a celebrare il Concilio Vaticano I, nel quale la definizione del dogma dell'infallibilità pontificia segnò il frutto più bello e l'apice del suo pontificato. A questa data, 1870, il cattolicesimo aveva registrato tappe significative di rifioritura, in primo luogo qualitativa, in Austria e nella Germania del Bismarck, tra le procelle del Kulturkampf, in Svizzera, Spagna, Olanda e Inghilterra, negli Stati Uniti d'America ed in America Latina, con il ristabilimento della gerarchia cattolica, la ripresa delle relazioni diplomatiche in quei paesi, assieme a sofferenze per il fallimento degli accordi con il governo zarista in favore della martoriata Polonia. Assai secondo l'impulso dato alla ripresa delle missioni, fin dagli anni della sua missione diplomatica in Cile, il giovane Mastai non aveva celato la sua propensione missionaria nei fatti, anzi l'aveva disvelata in una lettera al cardinale Odescalchi con queste precise parole: se non fosse cardinale, la inviterei a venire agli indiani. A queste ultime le missioni veramente tendevano i miei desideri quando la prima volta sentii discorrere in Roma del Cile. La ripresa missionaria fluì innanzitutto del lavoro per l'unità con le chiese che si erano allontanate da Roma, col suscitare e sostenere, nonostante l'opposizione del governo zarista, movimenti per l'unione nei paesi balcanici e del prossimo Oriente, in Moldavia, Valacchia, Serbia, Romania, Bulgaria, Grecia, Armenia, Palestina, ricostruito il Patriarcato Latino di Gerusalemme, create una
una diocesi, un'arcidiocesi ad Atene, 29 sedi metropolitane, 133 sedi episcopali, 3 delegazioni apostoliche, eretta la Congregazione per le Chiese Orientali come costola della Congregazione di Propaganda Fide, eretta prefetture apostoliche in Danimarca, Norvegia, Scozia e tanta, tanta opera di evangelizzazione. Basti per questo citare solo i nomi di Massimiliano Rindo, apostolo del Vino Bianco, del Lamicerie nelle regioni dei Grandi Laghi, del Comboni in Africa centrale, del Massaia fra i Galla, del De Jacobis e Ebra Michael in Abissinia, del Cagliero, Patagonia e nella Terra del Fuoco. Sorsero in questo tempo il seminario dei Santi Pietro e Paolo in Roma per le missioni estere, il seminario per le missioni estere di Milano, il Pontificio Consiglio Albanese, Collegio Albanese, il Collegio Brignone Sade in Genova, il seminario di Mill Hill presso Londra ed ebbero vita la congregazione missionaria di Scholt, dei Padri Bianchi, della Negrizia di Stai, quest'ultima nello stesso anno in cui si consumava la dolorosa apostasia della Chiesa Uniata di Kelmar in Polonia. Questa imponente opera missionaria oggi, nel contesto di una Chiesa in uscita verso le periferie esistenziali, una Chiesa che si riscopre missionaria, ci fa sentire Pio IX particolarmente attuale e stimolante. Come ricorda Papa Francesco, c'è bisogno di testimoni per l'evangelizzazione, c'è bisogno di santità. Da quella santità umile, ordinaria, fattiva, nascosta, santità della porta accanto, fino alla santità canonizzata. Anche per quest'ultimo aspetto, sentiamo Papa Mastai più vicino e attuale che mai, egli che questa santità visse in prima persona, raccomandò nel suo magistero e propose al mondo, elevando agli onori degli altari personaggi di tutte le età fino ai fanciulli, con 222 beatificati, 52 canonizzati, abbracciando una sfera geografica che andava dall'Europa all'America Latina e all'Asia. A chi nel febbraio 1867 gli aveva chiesto del perché tanti santi, egli aveva risposto: mai abbiamo noi avuto tanto bisogno di intercessori in cielo e di modelli in terra. Gli anni, stiamo per concludere, gli anni della sua volontaria reclusione in Vaticano, gli ultimi 8 anni, 1870-1878, colpirono il pontificato di Pio IX veramente nel senso della lucerna posta sopra il candelabro affinché facesse luce a tutta la casa secondo le parole di Gesù. Negli ultimi 8 anni di vita il suo ministero apostolico non conobbe soste, nonostante i crudi colpi della tarda età e delle malattie. Tanta fecondità dell'agire apostolico era evidentemente ravvivata dall'altrettanto fecondo rapporto con il suo Signore, del quale ora sentiva viva, consolante e confortante come umano quella parola già detta da Gesù a Pietro: ho pregato per te, Simone, perché non venga meno la tua fede, e tu, superata la prova, conferma i tuoi fratelli. E al quale Signore Papa Mastai, ormai con gloriosa fedeltà e in procinto di congiungersi a lui per sempre, poteva ben dire con le stesse parole di Pietro: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Quanto è bello, Pio IX, esclamavano i fanciulli del Nazareno accorsi in Vaticano per venerarne la Santa. Sì, è veramente bello Pio IX, ormai trasfigurato nella stessa bellezza di Gesù, il bel pastore che dona la vita per le sue pecorelle, che le cerca, le nutre, le cura, le protegge, che è sempre con loro. Signore, ascolta benigno la voce del tuo gregge.
e degnati di elevare all'onore dei santi, sugli altari di tutto il mondo, il beato Papa Pio IX, affinché, come lucerna posta sul più alto candelabro, egli faccia risplendere la tua luce di salvezza, di pace, di gioia, di vita nella Chiesa e nel mondo, e tutti possiamo essere avvolti da quella stessa fiamma di carità che alimentò la sua vita e lo spinse a consumarsi per la tua